Sangue e crimini di ogni genere, esce domani l'ultimo capitolo di Grand Theft Auto, il videogame più violento e contestato. Da New York il corrispondente Giulio Borrelli. L'ultimo arrivato nei videogiochi di successo è Niko Bellic, un veterano delle guerre balcaniche e un organizzatore del traffico di clandestini che sbarca a Liberty City per raggiungere il cugino Roman. La città è chiaramente New York col suo fascino metropolitano e il suo sottobosco malavitoso. Con una PlayStation si può guidare il protagonista lungo un accidentato cammino tra gang criminali e teppisti di ogni risma. Il gioco, Grand Theft Auto 4, permette di interagire per difendersi dai malvagi, ma anche per compiere misfatti. La PlayStation, con i suoi pulsanti di controllo e il Rumble, che vibra e trasmette emozioni, può diventare un passatempo che imbastardisce e spinge alla violenza. Comprensibili dunque le critiche di educatori e famiglie. Ma ormai questa è la quarta edizione di un videogioco che dall'anno della sua comparsa, era il 1997, ha venduto più di 70 milioni di copie. Una testimonianza dei tempi e della forza delle nuove tecnologie che possono essere usate per qualsiasi scopo, salvo poi stracciarsi le vesti quando i giovani sono protagonisti nella vita reale di fatti orribili.